Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV. Abbiamo visto 2 giorni fa l'aggiornamento della NADEF, soprattutto ci hanno colpite senz'altro le stime per quanto riguarda la crescita del PIL e non solo il rapporto debito PIL e deficit PIL. Con l'aiuto della nostra grafica andiamo a vedere velocemente i dati. Partiamo senz'altro dalle stime di crescita del PIL 2020-2023, la crescita del PIL per 2020 è meno, ovviamente queste sono le stime, meno 9%, poi abbiamo del 2021 del 6%, 2022 più 3,8% e 2023 2,5 punti percentuali. Per quanto riguarda invece il rapporto debito-PIL nel periodo 2020-2023 stiamo vedendo una stima, anzi un rialzo del 23,4% rispetto al 2019 e ovviamente si sta attestando a 158%, questo ovviamente è il rapporto debito-PIL, poi nel 2021 156,6%, 22 153% e 2023 151,5%, quindi attenzione perché qua comunque il rapporto debito-PIL si sta sempre allargando e ci si sta aspettando un ritorno alla normalità prima della fine del decennio. Infine vediamo anche il rapporto deficit PIL nel triennio 2020-2023. Per quanto riguarda il 2020 siamo a meno 10,8%, 2021 meno 7% e 2022 a meno 4,7%, 2023 a meno 3%, quindi ci si aspetta un miglioramento solo verso 2023. Allora, se adesso andremo a vedere se queste stime effettivamente sono credibili o meno, perché per quanto riguarda soprattutto il PIL abbiamo visto dei giudizi e delle stime molto più severe sia dall'OCSE ma anche del ovviamente IMF. Siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors e anche professore della London School of Economics. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Stavo appunto dicendo che c'è una leggera divergenza tra le stime del Fondo Monetario Internazionale e anche l'OCSE, soprattutto per quanto riguarda il PIL. Adesso molto probabilmente questi dati verranno incorporati anche nella legge di bilancio. Quanto sono credibili secondo lei le stime del governo? Beh, dal punto di vista qualitativo ovviamente le stime sono fatte in maniera più che adeguata. È chiaro che bisogna vedere quali sono le ipotesi di base su cui si fondano. In questo senso la crescita per quest'anno è un po' ottimistica a mio avviso, però è all'interno, diciamo, della forbice di previsione che può essere ritenuta credibile. C'è un punto interrogativo per la crescita dell'anno prossimo, perché ovviamente un rimbalzo del 6% è un rimbalzo molto accentuato, ma buona parte di questo è un effetto base di trascinamento da quest'anno, però implica anche un'attivazione quasi immediata dei programmi di spesa per investimenti, cosa che sappiamo che sarà molto difficile. Quindi diciamo qualche incertezza c'è sullo scenario complessivo, però nel complesso sono numeri credibili. E secondo lei è pronto il governo per una mancata approvazione del piano italiano per quanto riguarda il recovery fund? Perché se non ci dovessero essere gli aiuti, senz'altro le stime soprattutto per 2021 e 2022 cambiano anche di tanto. Certo, tutti questi numeri si basano sulla previsione di un pieno utilizzo delle risorse europee e qui ovviamente ci sono molti punti di incertezza. In primo luogo il Next Generation EU non è ancora approvato, stanno negoziando tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo e i tempi si stanno allungando, quindi sperabilmente entro la fine dell'anno ci sarà un compromesso, poi dovrà passare attraverso l'approvazione di tutti e 27 i paesi dell'Unione europea e anche qui qualche rischio c'è perché ci deve essere l'unanimità, cioè tutti devono approvarlo. Infine, i paesi dovranno presentare i piani credibili. Qui sono un po' più ottimista perché l'Italia inizierà presentando una prima traccia già in ottobre e poi ci sarà un lungo dialogo con la Commissione europea e chiaramente da parte della Commissione europea c'è tutta l'intenzione
di mettere in campo queste risorse e di farle utilizzare in pieno. Quindi io penso che questa interazione con il governo italiano sia fruttuosa e che quindi alla fine ci saranno dei progetti che effettivamente daranno una spinta all'economia. Il punto interrogativo, a mio avviso, questo vale per l'Italia, vale per molti altri paesi, è capire se queste risorse saranno aggiuntive o se andranno a sostituire a spesa che comunque si sarebbe fatta anche senza il pacchetto europeo. Ricordo fra l'altro che c'è anche un altro importante interrogativo sulla capacità dell'amministrazione pubblica di effettivamente implementare questo grande pacchetto di investimenti pubblici. Se i progetti del governo si attueranno, di fatto si raddoppierà l'investimento pubblico nei prossimi anni, quindi è uno sforzo non da poco per l'amministrazione pubblica e per cercare di appunto di mettere in atto questo grande piano. Quindi ci sono ancora molte incertezze nel complesso. Se questo piano verrà attuato e verrà attuato con misure di qualità che possano innalzare la crescita economica, questo darà certamente un impulso alla crescita dell'Italia nei prossimi anni. E questo potrebbe essere ovviamente di beneficio anche per le finanze pubbliche. Invece, stiamo vedendo il rapporto debito-PIL che ci stava mostrando appunto la nostra grafica. Quanto le preoccupa il rapporto debito-PIL che senz'altro è veramente alto e tra l'altro ci si aspetta un ritorno alla normalità solo prima della fine del decennio, quindi ci vuole un bel po' di tempo. E che cosa vuol dire questo per il patto di stabilità dell'UE che in questo momento ovviamente è sospeso? Per quanto tempo potrà rimanere sospeso, perché sappiamo che comunque, ecco, l'UE è molto rigida sotto questo punto di vista. Abbiamo visto i problemi che ha avuto l'Italia già con un rapporto debito a PIL molto elevato ancora prima della pandemia. Sì, il rapporto debito-PIL è molto elevato, è indubbio. Questo lo sapevamo prima ancora della pandemia. L'Italia era già in una situazione molto difficile e vulnerabile. È chiaro che con uno shock così significativo i problemi non possono che peggiorare. Però detto questo, la risposta di policy delle autorità europee è stata molto migliore questa volta rispetto al passato, nel senso che la Banca Centrale Europea ha messo in campo ha iniettato un'enorme quantità di liquidità e ha ridotto i tassi in negativo, pesantemente in negativo, supportando ovviamente anche l'andamento di tutti i tassi sulla curva dei tassi. Questo ha abbassato il costo di finanziamento per il governo italiano. Dall'altro, il grande pacchetto europeo più i pacchetti nazionali daranno molto supporto fiscale, cosa che non era avvenuta in passato, nel 2008-2009, e questo lascia pensare che almeno c'è una possibilità di rilanciare la crescita. E tutto dipenderà ovviamente dalla qualità degli investimenti. Se gli investimenti si tradurranno solamente in uno stimolo di breve periodo alla domanda, probabilmente l'Italia si ritroverà tra qualche anno con un problema ancora irrisolto sul lato del rapporto debito-PIL, e a quel punto sarà molto difficile ritornare indietro, e si aprirebbero delle strade molto, molto pericolose e molto sgradite, per così dire. Mentre se l'Italia utilizzerà bene questi fondi, potrà innalzare la crescita potenziale sia in termini di livello che in termini di crescita, e questo farà sì che in futuro ci saranno maggiori entrate fiscali e questo aiuterà i conti pubblici e la sostenibilità del debito pubblico. Quindi, diciamo, io l'ho chiamato il grande anestetico, perché questa politica, il combinato della politica fiscale e monetaria anestetizza la situazione nei mercati finanziari per qualche anno probabilmente, e lascia spazio ad una dinamica tra crescita nominale e spesa per interessi che è positiva per la sostenibilità delle finanze pubbliche, ma lascia aperto il problema nel medio-lungo periodo. E su questo l'unica risposta valida che l'Italia può dare è con progetti e con investimenti che possano in maniera sostenibile innalzare la crescita.
Invece, durante l'audizione al Senato, Gualtieri ha ribadito, anzi ha detto che l'Italia non ha problemi di liquidità. E qua mi chiedo, secondo lei questo è grazie alle politiche del governo o soltanto grazie alla BCE che senz'altro sta iniettando tantissima liquidità? Beh, sino ad ora il Tesoro è riuscito a collocare i titoli di Stato con grande facilità, cioè grande domanda di rendimento a livello internazionale e quindi per il momento le cose stanno andando bene. È ovvio che c'è un gap tra l'attuale situazione, che ovviamente vede la Banca Centrale supportare il mercato di titoli di Stato italiani. E però questo non è garantito al 100%, nel senso che la banca centrale acquista sul secondario, ma comunque il tesoro deve piazzare i titoli sul primario. Però questa grande fama di rendimento, questa grande liquidità che c'è nei mercati finanziari aiuta. E però c'è un gap, ripetevo, dicevo, dal momento in cui si vuole, diciamo, emettere, che è questo. Fino al punto in cui ci sarà questo aiuto europeo, come minimo l'anticipo al 10% di Next Generation EU arriverà verso febbraio-marzo, se va bene. E quindi, diciamo, da qui a quel momento lì dovremo fare in modo che non ci siano rischi sulla liquidità. Questo è il grande dibattito anche sull'ISM. L'ISM poteva dare un aiuto, iniettando, dando liquidità all'Italia nel breve periodo, eliminando qualsiasi problema, però può essere tranquillamente che non ci siano problemi anche senza l'ISM. L'ISM più passa il tempo è meno efficace, ovviamente, perché era proprio disegnato per dare liquidità immediata al paese per spese sanitarie. A questo punto non Sì. so nemmeno io cosa auspicarmi, perché se l'Italia volesse effettivamente utilizzare l'ISM dovrebbe farlo subito. Allora, ultimissima domanda, esattamente in un minuto, perché poi dobbiamo assolutamente chiudere. Secondo lei il governo è ancora in tempo per quanto riguarda la presentazione del piano per l'uso dei fondi del recovery? Perché tuttora sembra che appunto hanno le idee un po' confuse. Beh, già è stato presentato un primo documento molto vago, onestamente. Avrà tempo fino a metà ottobre, quindi ancora una settimana abbondante, per definire una prima bozza. Questa, teniamo presente, è solo la prima bozza. Ci saranno molte interazioni probabilmente con la Commissione europea. Il documento finale sarà presentato in aprile, probabilmente. Probabilmente prima, ma il termine ultimo è aprile, quindi c'è ancora molto tempo. L'importante è che parte di questi investimenti inizino già ad essere messi in cantiere, per così dire, programmati, perché certamente il tempo è la risorsa scarsa in queste circostanze ed è importante dar via subito a questi programmi, quantomeno quelli su cui non c'è dibattito, per così dire. Ecco, però abbiamo sentito dei commenti da parte dei frugali perché alcuni numeri giustamente non gli sono piaciuti. Potrebbero esserci delle sorprese spiacevoli? Ma le questioni ancora aperte sono sostanzialmente tre. Una è su un aumento delle voci di bilancio che erano state incluse nel Next Generation EU, ma che sono tipicamente voci di bilancio europeo, e su questo insiste particolarmente il Parlamento. Penso che un compromesso si possa ottenere qui senza grandissime difficoltà. Secondo punto sono ancora le posizioni rigide da parte di alcuni paesi cosiddetti frugali, che teniamo presente hanno avuto degli sconti sui loro contributi al bilancio europeo. Il Parlamento europeo non vuole saperne di sconti e quindi ci sarà un po' di dibattito acceso, però anche qui non vedo problema insormontabile. Il terzo punto, che è ancora molto aperto, è la cosiddetta rule of law, quindi il rispetto dello Stato di diritto. Questo sappiamo che in alcuni paesi, soprattutto Ungheria e Polonia, c'è stata una deriva democratica negli ultimi anni che ha messo in discussione alcune istituzioni e il Parlamento europeo vuole avere un forte legame tra l'esborso dei fondi e il rispetto della rule of law. E quindi si apre un dibattito molto acceso con questi paesi, che ripeto, hanno il veto, hanno il potere di veto sull'intero pacchetto. Quindi bisognerà trovare una soluzione. Io sono fiducioso che questa soluzione si troverà nelle prossime settimane, entro fine anno probabilmente, ma qualche rischio lo vedo.
Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors e professore alla London School of Economics. Grazie mille e buon pomeriggio. Grazie, saluti.